per l'industria in sé, io penso che sia un discorso soggettivo. Prendiamo due esempi semplici, prendiamo Giulio Cesare, libri di storia lo abbiamo scritti qui, Giulio Cesare è un romano e quindi è un condottiero, ma se il libro di storia l'avete stato scritto i Galli, pensate che voi era un condottiero o un usurpatore? Io penso che forse era un usurpatore. Basta leggere Asti. Quindi un altro punto di vista, e questo vuole questo, forse è fondamentale. Quindi entriamo nella soggettività della persona quando andiamo a dare. Prendiamo le crociate. Le crociate giustamente sono state una guerra santa, ma forse al di là di poi cosa è successo proprio nei singoli fatti della guerra santa, però è sempre stata una guerra. Come la giudichiamo? Giusta, ingiusta? Io chiedo un parere, ma mi sembra che... Allora, non stiamo a fare il processo al passato, ci stiamo a parlare del fatto che se c'è un cambiamento nella dottrina è perché c'è un cambiamento, come è stato detto prima, della guerra. Dovremmo condannare oggi anche le crociate, a parte che sia. Quindi non c'è problema, non c'è problema a condannare le crociate, ma finché condanno le crociate nessuno mi dice niente, no? Nel momento in cui mi posiziono nella maniera che ho cercato di dire prima rispetto al presente, e allora no, diventerei complice di non chissà quale. Per cui poi dobbiamo essere molto cauti tutte le volte che facciamo delle analogie storiche, perché distingue tempora ed explicabis iura, cioè distinguiamo i tempi. Siamo in un altro tempo, no? Anche lì, no, parlare di antisemitismo nel momento in cui accadono questi eventi dal 7 ottobre in avanti, mi sembra del tutto fuori luogo, e abbiamo cercato di dirlo in tutte le maniere possibili, no? Come anche abbiamo cercato di tenere separate le posizioni da questo punto di vista, cioè sull'antisemitismo non ci sta da discutere. Sul fatto che le crociate era meglio che non le facevano, non è un problema, no? È che ci mettiamo adesso con buona pace di San Bernardo che preghi per noi, non è che le crociate le possiamo così giustificare, evidentemente. La Chiesa, i vertici della Chiesa. Allora, i vertici della Chiesa, anche, poi la cosa è anche lì molto complessa. Cioè si trattava di scortare i pellegrini con delle forze armate, e questo poi ha creato ovviamente la contrapposizione. D'altra parte abbiamo subito una serie, per esempio, di vessazioni, io che vengo dalla Puglia, insomma qualcosa ne so, da parte delle scorbande turche. Sì, perciò voglio dire... Quando parliamo della storia, parliamo della storia. Quando parliamo del presente, cerchiamo di tener conto che ci sono dei cambiamenti. Questi cambiamenti hanno in buona parte a che fare con la tecnica, dove per tecnica non si intende solo l'atomica. Per esempio, uno dei momenti nei quali avviene il cambiamento è l'arma chimica. L'arma chimica produce una modalità di guerra che non è più quella, tra virgolette, convenzionale, posto che esista la guerra convenzionale.